Fabio Mechini, siamo a Spoleto, è appena finita la partita tra Monini Spoleto e Emma Villas Siena, una partita vinta dai padroni di casa per 3-0, era l'ultima partita della pool promozione, arriva questa sconfitta, da domenica prossima iniziano però i playoff con gara 1 per la Emma Villas, che avrà l'opportunità di giocare in casa questa gara 1 con il fattore campo. Intanto partiamo dalla partita di oggi. Beh, c'è da partire da questa partita, che è l'ennesima sconfitta in trasferta di questa pool promozione, sono 4 le sconfitte in trasferta, sono ora 3-0. E umiliante, perché se qualcuno si è accorto oggi di questa partita qui, perché alla fine sono i protagonisti in campo, i giocatori, non so se sono resi conto, è stato abbastanza umiliante. E per cui niente, a voce Vox Populi, iniziano i playoff, siamo secondi e incontreremo la settima, non so chi sarà. Inizieremo, spero, a cambieremo regime, perché questa settimana è stata abbastanza una bella vittoria importante mercoledì, ecco, però il resto della settimana è stata abbastanza deludente in tutti i fronti, per cui mi auguro che da martedì ci sia un ritorno alle origini, un ritorno al saper stare in palestra e al saper lavorare per l'obiettivo unico che tutti quanti ci eravamo prefissati all'inizio stagione. Ripeto, obiettivo unico che tutti quanti ci eravamo prefissati, perché stasera, che dura la partita, che tante persone che erano qui a Spoleto, non so se l'hanno notato. Ecco, la pool promozione è stata molto intensa, ho partito ogni tre giorni, quale può essere il bilancio alla fine della pool promozione? Ma sai, le partite sono state per tutti ogni tre giorni, per cui c'è stato il periodo che Spoleto ha perso le 3 partite, 4, non mi ricordo, noi abbiamo perso 2 partite consecutive fra Reggio Emilia e Civita, per cui lo era per tutti, adesso lo sono per tutti. Sapevamo che era difficile, sapevamo che era impegnativo, però appunto perché sappiamo che è impegnativo, difficile e ci portava a questa griglia playoff, dovevamo sicuramente accettare e prepararci meglio, soprattutto in ottica questa partita importante. Poi non succedeva, non cambiava niente, perché noi aspettavamo anche vincere 3-0 oggi e saremmo stati sempre secondi, ma non è questo l'atteggiamento per sempre venire in palestra. Una squadra punta all'obiettivo importante, non deve star a guardare gli altri risultati, deve pensare a se stessa, e da adesso in poi deve assolutamente e solo pensare a se stessa, a quello che deve fare in mezzo al campo.